Ora comincia una video lezione veramente complessa, veramente lunga, che sono le patologie dell'uvea o uvea, dove abbiamo le forme appunto anteriori con tutti i possibili quadri clinici, le forme intermedie, le forme posteriori, infiammatorie, poi abbiamo le patologie neoplastiche, quindi emangiomi e melanomi. E con questo chiudiamo poi questo grosso capitolo e si passa poi alla retina. Allora, qua mi sono segnato punto punto che cosa dire. Allora, in primis cominciamo dal punto zero, ok? Allora, la definizione dell'uveite. Allora, l'uveite è una condizione infiammatoria generica della struttura uveale che di solito sottende a una patologia sistemica. Quindi c'è una forma di epifenomeno. Poi l'uveite è la principale patologia della struttura uveale che vede 15 casi su 100.000 di incidenza con un picco tra i 25 e i 50 anni. Terza causa di cecità è comunque una patologia abbastanza rara a livello oculare. Ricordo che per cecità abbiamo anche il trachoma e l'herpes. Poi quindi me li segno questi già che so. Trachoma, herpes e uveite. Poi, secondo punto, arriviamo a quella che è la classificazione. Ancora oggi non esiste una classificazione ottimale dell'uveite, si preferisce utilizzare quella della sede topografica anteriore intermedia, posteriore, poi panuveite diffusa, oppure basata sull'evoluzione uveite acuta, uveite ricorrente, uveite cronica. Ancora un'ultima classificazione descrittiva, cioè biomicroscopica, dove noi andiamo a determinare quelle che sono le lesioni, le precipitazioni endoteliali osservate sulla cornea, che tra parentesi abbiamo già un pochino citato in alcuni fenomeni infiammatori corneali. E questa è la classificazione appunto descrittiva in forma granulomatosa e non granulomatosa. Questa distinzione poi è utile per l'approccio eziologico e clinico. E quindi siamo arrivati al punto 2. Il punto 3. Allora, per la causa d'origine possiamo avere una causa esogena, quindi una soluzione da continuo bulbare esterna, quindi una condizione post-infettiva, l'uveite post-traumatica, post-chirurgica. Oppure può essere una forma endogena, in quel caso è per via ematogena. Ora, non escludiamo soltanto, cioè non comprendiamo soltanto le forme infettive, le forme tumorali o traumatiche, ma stanno anche le forme autoimmune. Andiamo adesso al punto 4. Parliamo della SAN. La SAN è la Standardization of Uveitis Nomenclature Grading. Quindi questo studio ha permesso di identificare le patologie dell'uvea, tonaca vascolare dell'occhio che comprende iride, coroide e corpo ciliare, a seconda del tipo, quindi per una forma localizzata, quindi anteriore che è quella prognosi benigna maggiore, più frequente, intermedia, posteriore, panuveite, è il sito del primum movens infiammatorio. Quindi nella uveite anteriore è una problematica della camera anteriore, nell'uveite intermedia del corpo vitreo, nell'uveite posteriore e della retina e del coroide, la panuveite sono tutte. L'entità clinica. Allora, nell'uveite anteriore avremo una ciclite anteriore, nell'uveite intermedia avremo una pars planite, quindi per quella che è la pars plana e pars plicata poi del corpo ciliare, avremo una vitreite e una ciclite posteriore, ok? Nella forma invece dell'uveite posteriore avremo una coroidite focale o multifocale o diffusa, ok? Bene, poi queste cose chiaramente verranno riviste passo passo nelle varie uveiti. Andiamo al punto 5. Sempre la stessa Standardization of Uveiti Nomenclature Grading ha permesso di definire le modalità di insorgenze come forme improvvise o insidiose, per la durata limitata inferiore a 3 mesi, persistente superiore a 3 mesi. Per il decorso acuto, quando appunto è una modalità di insorgenza improvvisa e una durata limitata inferiore a 3 mesi, o ricorrente con episodi ripetuti a distanza di periodi inattivanti, remissivi senza trattamento di più di 3 mesi. Poi abbiamo la forma cronica, tra parentesi, la forma cronica è quella recidivante con più reliquanti, quindi post-infiammatorie,
associata a molti epifenomeni sistemici ed è una forma persistente di durata, quindi superiore a 3 mesi, con delle ricadute che stavolta rispetto alla forma ricorrente sono inferiori a 3 mesi, però con sospensione del trattamento, cioè se la ricorrente era senza trattamento più di 3 mesi si ripresenta qui, sospendi il trattamento, prima di 3 mesi si ripresenta. Quindi questo è il punto 5. Adesso andiamo al punto 6, quindi vi ho dato una definizione, vi ho dato un'epidemiologia, vi ho dato una classificazione, vi ho parlato anche delle cause che ci sono dietro, vediamo l'eziopatogenesi. C'è stata una revisione fatta nel 2002 da Chang e Wakefield che ci ha permesso di identificare le principali cause di uveiti che non ha senso che io vi dica ora, perché ha più senso che io ve ne parli passo passo. Comunque, ripetita iuvant, quindi. L'uveite anteriore nella maggior parte dei casi è un'uveite HLA B27 negativa, che poi vi spiegherò significa non granulomatosa. Nella maggior parte dei casi è idiopatica. Le forme idiopatiche HLA B27 invece positive non sono associate a patologie sistemiche e queste sono al secondo posto in termini di frequenza, quindi le prime sono quelle idiopatiche HLA B27 negative. Dopo queste qui negative vengono le positive, dopo queste ultime sono associate quelle da artropatia sieronegativa, spondilite anchilosante e la sindrome di Reiter che è una forma di artrite reattiva da streptococco. Streptococco pyogenes. Nelle varie casistiche poi abbiamo alcuni quadri di cheratouveite associata a herpes simplex e zoster, oftalmicus. Meno frequenti sono le uveite di Fuchs, le forme secondarie a sarcoidosi e artrite reumatoide giovanile, che è la forma idiopatica, e la malattia di Behçet. La maggior parte invece dei casi di uveite intermedia è idiopatica. Sono riportate poi in maniera variabile alcune forme sporadiche associate a sarcoidosi, sclerosi multipla, linfomi oculari o patologie del sistema nervoso. L'uveite posteriore invece è maggiormente a noxa infettiva. Interessa la toxoplasmosi, la tubercolosi, la sifilide. Seguono poi forme idiopatiche, quindi solo nella posteriore le idiopatiche sono al secondo posto. Meno comuni poi sono i quadri sarcoidosi, Behçet, retiniti virali da citomegalo, herpes simplex, varicella zoster e toxocariasi che è un ascare nematode. Dopo queste ultime abbiamo le panuveiti, dove più frequente è di nuovo l'idiopatica e poi riscontriamo la sarcoidosi, la Behçet, l'uveomeningite di Vogue, Kajanagi, Arada, la toxoplasmosi. Più rare sono le coroidopatie multifocali, l'uveite facogenica, l'oftalmia simpatica, l'oncocerchiasi annoxia infettiva, l'uveite sifilica, molto molto rara. Quindi dopo che abbiamo comunque detto a grandi linee le cause principali di uveite anteriore, posteriore, intermedie e panuveite, passiamo comunque a una possibile diagnosi. Dopo che noi abbiamo certificato l'eziologia e la clinica e il sospetto epidemiologico, passeremo a quelli che sono visite attraverso esami strumentali, laboratoristiche, ma soprattutto multispecialistiche, multidisciplinari, infettivologo, reumatologo, neurologo, immunologo, internista, che è quello che piacerebbe fare a me. Da qui si cerca di capire la patogenesi, che di solito è o da ipersensibilità o da autoimmunità, o c'è proprio un deficit primitivo che è stato scaturito da un trauma, da un deficit immunitario, infettivo. Insomma, la reazione secondaria sarà poi responsabile dei quadri uveitici cronici oppure ricorrenti. E quindi qui ci siamo. Abbiamo spiegato anche il punto 7, abbiamo spiegato anche il punto 8. Passiamo adesso al punto 9. Quindi questi sono i possibili studi che noi facciamo. Il punto 9 è questo: complicanze oculari e reliquanti. Giacché comunque le complicanze reliquanti le abbiamo maggiormente nell'uveite cronica, le complicanze oculari sono le cicatrici coroideali, sinecchie, processi fibrotici da cronicizzazioni e poi ripercussioni sistemiche, quindi retinopatie sistemiche ipertensive. Quindi avremo problematiche che si spostano a livello della rete.
Diagnosi poi differenziali che sono importanti per la tempestività. Vedete la diagnosi differenziale tra un'uveite e una congiuntivite. Nella congiuntivite l'interessamento è bilaterale, nell'uveite è monolaterale. Nella congiuntivite abbiamo un arrossamento rosso vivo maggiormente nella periferia bulbar. Invece nell'uveite abbiamo un'iniezione pericheratitica, rosso scuro porpora, con interessamento circonferenziale attorno alla cornea a livello dell'imbus sclerocorneale, quindi della giunzione sclerocorneale. Quindi questo era il punto 10. E quindi tutto questo è la generalità delle uveiti. Quando ho parlato di uveiti dal punto di vista biomicroscopico, quindi granulomatosa e non, per esempio nell'uveite anteriore parliamo di granulomatosa per quelle infettive e non granulomatosa per quelle HLA-B27 positive. Bene, ok. Adesso, questa è la prima cosa che uno deve sapere, già che sai questa, ti orienti alla grande dopo. Passiamo adesso alle varie forme di uveiti, continuiamo col punto 11. Uveite anteriore. Quindi, in funzione di quello che noi già sappiamo, l'uveite anteriore, secondo la SANNA, okay, che è la più frequente, ha la prognosi benigna maggiore, interessa la camera anteriore, okay, e può dare una ciclite anteriore a livello clinico. Adesso non interessa solo la camera anteriore, interessa la pars plicata, che sono i processi ciliari del corpo ciliare, lo spazio retroiridio, quindi ci stiamo già trovando nella camera posteriore, e l'iride. Ora, sappiate una cosa, che a livello clinico noi possiamo avere un'irite con l'iride infiammata. L'iridociclite è quando irido è corpo ciliare nella sua pars plicata. Così come i suoi precipitati, quando noi li andiamo a studiare, precipitati che possono essere sudati, quindi infiammatori, trasudati, proteici, ci distinguono un'uveite anteriore che può interessare la camera anteriore, ma anche la camera posteriore. Ok? Bene. L'uveite anteriore a livello poi, punto 12, torniamo al punto 12, parliamo di nuovo dell'aspetto biomicroscopico che ci permette di differenziare a livello descrittivo l'uveite anteriore come una forma non granulomatosa. Quindi tra le forme non granulomatose, quelle HLA-B27 positive, ok? E queste infatti sono la sindrome di Reiter, l'artropatia idiopatica giovanile, l'uveite di Fuchs, la Posner-Schnollan, che è una crisi glaucomatociclitica, che ne parleremo, estremamente rara. Queste qui sono non granulomatose, hanno depositi endoteliali con precipitati di conglomerazione proteica, cellule infiammatorie e umo racqueo nella camera anteriore. Okay? Si depositano sull'endotelio corneale come una polvere. Invece, a livello biomicroscopico, le forme granulomatose danno precipitati lardacei, quelle infettive, che a livello dell'uveite anteriore abbiamo la tubercolosi, sarcoidosi, herpes, sifilide. Sono precipitati lardacei a forma di grasso di montone. Quindi già qua a livello eziologico abbiamo visto una differenza. Vi ricordo che nell'uveite anteriore le forme idiopatiche HLA-B27 negative sono le più frequenti, poi vengono quelle HLA-B27 positive, poi avvengono quelle infettive. Le meno frequenti sono quelle di uveite di Sachs, di Fuchs, secondaria a sarcoidosi, artrite giovanile, reumatoide, Becet, e poi questa Posner-Jolsonmann, che è una crisi glaucomatociclica. Ci arriveremo passo passo. Bene. Ora passiamo alla sintomatologia e poi mi leggerò le bellissime sbobbine. La sintomatologia. La gravità dei sintomi è molto variabile. Si va da un'assenza nelle forme croniche, come nell'artropatia idiopatica giovanile, a sintomi molto severi nelle forme acute, come nelle uveite con positività HLA-B27. I sintomi nelle forme acute sono la fotofobia, l'occhio rosso, il dolore, la riduzione del visus, la lacrimazione. Adesso, per quello che ci riguarda, l'interessamento sintomatologico principale del dolore è giustificato da un dolore puntorio per un deficit dei nervi ciliari brevi della branca oftalmica del trigemino, la fotofobia per lo spasmo del muscolo ciliare, la lacrimazione riflessa e l'annebbiamento visivo. Un annebbiamento visivo che è determinato da
intorpidimento dell'umor acqueo e anche dell'umor vitreo, spasmo del muscolo ciliare, opacità del cristallino, cheratopatia bandeletta, che è una forma di cheratopatia degenerativa che noi abbiamo visto, che si presenta soprattutto nelle forme croniche pediatriche ricorrenti. E questo spiegherebbe l'annebbiamento visivo. Quindi questo è l'aspetto sintomatologico. A livello clinico noi cosa noteremo? A parte che l'iniezione pericheratica rosso-violacea a livello soprattutto per l'imbus sclerocorneale, e avremo questi precipitati cheratinici che determineranno questo flare infiammatorio nella camera anteriore, ma possiamo avere anche complicazioni come le sinecchie posteriori, per la presenza di cellularità, i noduli iridei di cui parleremo, l'atrofia iridea, le variazioni del tono con ipotonie o ipertonie, quelle ipertoniche sono granulomatose, quelle ipotoniche non sono granulomatose, e per questo arriveremo qua. Prendiamo la sbobina e iniziamo a spiegare dell'uveite anteriore tutti i segni principali, nonché anche le possibili complicanze e terapie. Ma prima devo fare una pausa perché mi stanca parlare tanto. Allora, pausa finita. Continuiamo a parlare adesso dei vari segni, così vi spieghiamo un po'. Allora, il primo segno è l'iniezione congiuntivale. Ok, pericheratico, ok, è il più eclatante, è un anello rosso-violaceo, arrossamento a livello dell'imbus sclerocorneale nella regione pericheratica, quindi attorno alla cornea. Il rossore purpurico si manifesta soprattutto nelle forme iperacute, in quelle iperacute può evolvere in chemosi congiuntivale. Nella congiuntivite l'iniezione congiuntivale coinvolge la parte più periferica in prossimità delle palpebre. La porzione pericheratitica è più bianca. Vabbè, questa poi è una diagnosi differenziale tra uveite e congiuntivite che già vi avevo detto. I precipitati endoteliali corneali, a polvere non granulomatosa, grasso di montone, quindi soprattutto per esempio nella forma di Posner-Scholzmann, sono per esempio medio-grandi, queste sono quelle granulomatose, ok? I precipitati nelle forme granulomatose a grasso di montone, insomma, formano un triangolo per i movimenti convettivi dell'umor acqueo, che è il cosiddetto triangolo di Arlt. Dopodiché abbiamo quel flare da essudazione in camera anteriore, la reazione proprio infiammatoria di cellule e proteine che sedimentano, dando il classico ipopion, che è maggiormente frequente nelle forme iperacute iridocorneali, con un deposito di materiale infiammatorio essudativo, okay, in camera anteriore, depositato a falce rivolta verso il basso. L'essudazione in camera anteriore tra cornea e iride dà luogo a fenomeni aggiuntivi. Okay? Quindi tra cornea e iride, questi fenomeni aggiuntivi sono l'effetto Tyndall tipico. Questo perché c'è una rottura della barriera ematooculare dell'epitelio bistratificato di processi ciliari, quindi tra cornea e iride, e questo segno tipico è il segno del faro nella nebbia, cioè una scia lattescente per effetto da illuminazione bianca-grigia alla biomicroscopia di una camera anteriore con umero acqueo intorbidito, che è appunto la nebbia, e corpuscolato. In condizioni normali, infatti, è trasparente, ok? Questa scia è determinata, insomma, dall'essudazione anche proteica nell'umor acqueo, che viene sia dai processi iridei per il deficit della barriera ematooculare che dai vasi iridei. Ok? Dopodiché, un aspetto cellulare con linfociti, monociti, plasmacellule, macrofagi. Che si possono vedere con un alto campo di ingrandimento per segno di infiammazione acuta. Dopodiché abbiamo la fibrina a coaguli o bande, e a questo proposito
Noi possiamo identificare dei reticoli proprio proteici fibrinoidi. Poi abbiamo il classico ipopion da accumulato infiammatorio nella parte inferiore della camera anteriore a falce rivolta verso il basso. Ok? L'ipopion è maggiormente frequente in quelle uveiti HLA-B27 positive, quindi non granulomatose, come Becet o artropatie idiopatiche giovanili. Oltre quindi ai precipitati endoteliali, alle sudazioni in camera anteriore, all'iniezione pericheratitica, abbiamo la congestione e miosi iridea, quindi i vasi iridei sono dilatati, congesti, con un'associata miosi pupillare per spasmo del muscolo costrittore dell'iride, ma anche del muscolo ciliare. Dopodiché abbiamo un altro segno che sono i noduli iridei nelle forme granulomatose per accumulo di macrofagi e cellule epiteliali sulla faccia anteriore dell'iride. In base alla localizzazione abbiamo quelli di coppe a orletto pupillare con un aspetto lanuginoso. Si presentano sul margine pupillare, possono essere da piccole escrescenze fino a noduli. Nell'orletto pupillare, invece, nello strome irideo sono quelli di Busacca. Ok? Quindi la distinzione tra le forme granulomatose e non granulomatose si basa non soltanto sul precipitato endoteliale a polvere, rispettivamente per le forme non granulomatose o a grasso di montone per le granulomatose, ma anche per i noduli iridei presenti soltanto nelle forme granulomatose. Perfetto. Quali sono le possibili complicanze? Abbiamo queste sinecchie anteriori, quindi iridocorneali con blocco angolare post-infiammatorio, o quelle posteriori che si formano per esempio per l'essudazione proteica tra l'orletto irideo e la capsula anteriore del cristallino, ok? Possono essere responsabili di una formazione poi irregolare della pupilla chiamata pupilla floriforme. Quindi modificano persino la pupilla le sinecchie posteriori, dando un blocco pupillare. Invece quelle anteriori danno un blocco angolare. Queste rappresentano aderenze infiammatorie, complicazioni delle uveite croniche recidivanti. Nelle sinecchie posteriori la pupilla è deformata con un aspetto floriforme a quadriforme. Sono evidenti le sinecchie posteriori sotto forme di linee bianclaste fibrotiche che deformano la pupilla adeso al cristallino, con un'aderenza di 360 gradi del margine pupillare al cristallino. Ok? Questo cosa determina? Perché noi avremo sia l'orletto irideo che il cristallino che a 360 gradi è fissato alla pupilla e determina la secluzio pupillare, cioè aderenza a 360 gradi con il cristallino, l'umoraco praticamente prodotto in camera posteriore non può passare in camera anteriore. Quindi l'iride viene spinta in avanti perché aumenta la pressione in camera posteriore, dando la cosiddetta forma bombata da iride a bombè. Oppure abbiamo l'occlusione pupillare. Il meccanismo è lo stesso della secclusione, con l'aggiunta però di una membrana fibrovascolare attorno alla pupilla. Questo chiaramente che voi vedete sempre in biomicroscopia. Altri fenomeni che noi possiamo avere sono permanenti, l'atrofia iridea che è settoriale o l'eterocromia transitoria diffusa, questi sono soprattutto associati alle forme post-erpetiche, zoster oppure simplex. Bene, e ci siamo detti pure sta roba. Che altre complicanze abbiamo? Abbiamo come altre complicanze le anomalie del tono che noi studiamo con la tonometria. Abbiamo un ipotono, quindi questa è un'altra differenza tra le granulomatose e non, quindi ripetendo, anzi no, non sono scemo, stavolta invece di ripetermi me le segno. Le granulomatose sono caratterizzate dagli esudati a montone, dai noduli. E poi le granulomatose mi danno un fenomeno di ipertono. Invece avremo rispettivamente ipotono, non avremo noduli e avremo polvere endoteliale nelle forme non granulomatose. Quindi queste sono le principali differenze che ci permettono una diagnosi differenziale. Ok, perfetto. Aspettate un attimo che
Ok. Che così non devo pensarci, la prossima volta già lo leggo, già lo ricordo. L'ipotono è una condizione più frequente determinata da una ridotta produzione di umoraculo per irritazione infiammatoria del corpo ciliare, quindi lo shock ciliare, blocco della produzione da parte dei processi ciliari con appunto ipotonia, soprattutto nelle forme severe di uveite associata a HLA-B27 positivo, quindi parliamo delle forme che sono non granulomatose acute. Poi abbiamo l'ipertono, condizione meno comune delle sindromi cliniche che prendono il nome di uveiti ipertensive, parliamo di quelle granulomatose, quindi la Posner-Scholzmann, oppure la Fuchs, le iridocicliti erpetiche, ma anche con sarcoidosi, dove l'ipertono è data da una trabeculite con blocco del deflusso trasecolare per ingombro infiammatorio ed emigeno del meshwork trabeculare, quindi questa, figuriamoci, probabilmente darà una forma di glaucoma. Un'altra causa può essere rappresentata dalle forme cronico-recidivanti di uveite anteriore con sinecchie anteriori irido-corneali, quindi blocco laterale, oppure blocco anteriore, quelle posteriori irido-capsulari. Nelle sinecchie anteriori trabeculato non è accessibile per chiusura d'angolo chiuso e si avrà ipertono. Nelle sinecchie posteriori avremo il bombé irideo. Ha ripetuto la stessa cosa. Va bene. Decorso e complicanze. Allora, cheratopatia banderetta, abbiamo detto che questi sono depositi calcari a livello corneale degenerativo che abbiamo soprattutto nelle forme pediatriche ricorrenti, responsabile dell'annebbiamento oculare. Cataratta, i processi infiammatori della camera anteriore si ri riversano sul metabolismo del cristallino, dando appunto fenomeni di anomalie di rifrazione e quant'altro. Glaucoma secondario, soprattutto per le sinecchie anteriori, posteriori, per le uveiti ipertensive, quindi si parlerà appunto di glaucoma uveitico, soprattutto quello per il blocco del meshwork trabecolare. Le tempistiche di sviluppo dell'ipertono oculare dipendono dalla causa sottostante. Nelle uveiti ipertensive l'ipertono si sviluppa in relazione alla trabeculite, quindi l'ipertono nelle uveiti ipertensive è contestuale all'infiammazione. Risolto il processo flogistico, si normalizza. Se l'uveite ipertensiva si cronicizza, invece possiamo avere glaucoma secondario. Nel caso di uveiti invece anteriori acute, perché qui saremo nel caso dell'ipotono, gli episodi flogistici ricorrenti possono formare delle sinecchie e dopo anni manifestare il glaucoma. Quindi, come vedete, c'è un'altra differenza, cioè nelle uveiti da ipotono, che sono quelle non granulomatose, noi possiamo avere un glaucoma dopo tanto tempo. Invece in quelle che sono granulomatose con ipertono possiamo avere un glaucoma dopo un basso tempo di latenza. Ok? Quindi questa eventualmente sarebbe una quarta differenza. Ok? Bene. Adesso, tornando a noi, dopo che abbiamo detto questo, parliamo un attimo delle possibili eziologie. Vabbè, le abbiamo dette tutte. Aggiungerei le patologie infiammatorie intestinali associate, ma sempre a patologie reumatologiche, la malattia di Whipple, per un malassorbimento che noi possiamo avere, raramente associata a uveite anteriore, uveite con artrite idiopatica giovanile, poi abbiamo l'uveite di Fuchs, abbiamo l'uveite poi farmacoindotta, la sindrome di Posner-Glossman, vabbè, la terapia, insomma, nelle forme acute, non granulomatose, glucocorticoidi, topici come primo livello per evitare le sinecchie e le infiammazioni della camera anteriore, antimetaboliti e sulfasalazina, FANS a lungo tempo, soprattutto per le uveiti croniche, per evitare i fenomeni ricorrenti. Ok, la terapia comunque la rivedremo dopo, quando chiuderò tutte le uveiti. Adesso, prossimo argomento, sono le uveiti intermedie. C'ho una stanchezza a furia di parlare, adesso devo fare una pausa per mangiare. Bene, finita la pausina rapida. Parliamo di queste uveiti intermedie, di cui l'unica cosa che mi interessa parlare principalmente sono sempre i segni, i sintomi, la storia clinica e le complicanze. Allora,
L'uvidità intermedia noi l'abbiamo già studiata, è l'unica furbetta in cui mi sa, no, quella era l'uvidite posteriore. Anche qui le idiopatiche sono la prima forma più frequente, giusto? Poi quelle sporadiche da sarcoidosi, sclerosi multipla, linfomi oculari o linfomi del sistema nervoso centrale, abbastanza rari. L'uveite intermedia interessa la periferia della retina, la pars plana del corpo ciliare, o quindi una pars planite. Possiamo avere pure un'associazione con epifenomeno vasculitico. Vabbè. Che altro voglio dire a livello di definizione dell'uveite posteriore? Intermedia, pars planite, vitreite, ciclite posteriore. Aspetta che aggiungo ste robe. Quindi, ciclite posteriore, perché l'anteriore è la pars plicata. Invece la posteriore è la pars plana. E mi sa che la pars plicata noi ce l'abbiamo, infatti, nell'uveite anteriore. Quindi non devo mettere. Non devo metterla qua, perfetto. Quindi la porzione posteriore del corpo ciliare, la periferia della retina, ma non solo, cioè noi dovremmo avere anche altro interessamento, la vitreite, che qui non aggiunge nessuno, quindi aggiunge a questo la vitreite. Oh, mo' l'abbiamo capito. A livello sintomatologico, i sintomi sono le miodesopsie e riduzione dell'acuità visiva, anche se lo vedremo dopo con calma. Anzi, no, vediamolo subito. Allora, le miodesopsie sono quelle che ho io, fondamentalmente. Quindi, opacità galleggianti nel vitreo, sottendono un'infiammazione coinvolgente la camera posteriore, rappresentano segnali di intorpidimento del vitreo. La flocosi del vitreo, che ha una consistenza gelatinosa, determina un incarceramento di proteine e cellule con aggregati in camera vitrea. Tu le vedi come mosche bianche, mosche nere, insomma. Mosche bianche, i floater, sono le miodesopsie. Annebbiamento visivo con riduzione dell'acuità visiva per intorpidimento vitreale. Io non ce l'ho. Assente dolore, congestione, fotofobia, anche questo non ce l'ho. Raro interessamento fluorescente della camera anteriore con arrossamento oculare e dolore. Molto, molto raro. Io però, oltre alle miodesopsie, ho anche le fotopsie, quindi vedo anche le scintille, che però le vedo, mi sa, con entrambi gli occhi. Devo fare una visita oculistica, sì, lo so. Quindi questa è la clinica, la sintomatologia. A livello clinico, la diagnosi. Allora, i segni anteriori, se presenti, parliamo dell'arrossamento e dolore oculare, sono molto rari. Invece, lo spillover posteriore può esserci, ma non si presenta, cioè hai infiammazione posteriore da uveite intermedia, ma non si manifesta. Per definire il flare cellulare sudativo nella camera anteriore, questo è molto lieve. Possono esserci sinecchie posteriori irido-lenticolari, quindi precipitati, sinecchie, ok. Solitamente nell'uveite a eziologia granulomatosa, quindi associata a quella tubercolosi e sarcoidosi infettiva. Poi le caratteristiche dell'uveite intermedia sono la vitreite, le vasculiti periferiche, gli snowball a pelle di neve, palle di neve e snowbank, masse, accumuli di neve per fenomeni fibrotici, insomma. L'edema maculare cistinoide, neovasi periferici, neovasi papillari. Il segno distintivo dell'uveite intermedia è la vitreite, quindi un annebbiamento della camera vitrea. Secondo lo schema di Omnipec E.M abbiamo una classificazione in grading che va da 0 a 4. Quando si supera il 4 siamo di fronte proprio a un danno molto grave, perché non si riesce a distinguere il nervo ottico, tanto è sporco in qualche maniera, annebbiato. Un altro segno è la vasculite periferica con periflebite. Poi abbiamo questi snowball e snowbank. L'edema maculare raramente cistinoide, poi raramente abbiamo delle forme di papilliti. Nelle uveite di lunga data abbiamo i neovasi, ok? Che possono essere neovasi periferici o papillari. Ok.
Nelle uriti intermedie è essenziale valutare se l'infiammazione coinvolge la pars plana e poi il vitreo o poi il vitreo e la pars plana. E quindi questa è la cosa più importante da dire che mi ero scordato, cioè comprendere se qua siamo di fronte a un'infiammazione del vitreo che poi va al corpo ciliare o dal corpo ciliare al vitreo. Ok, i principali quadri poi da uveite intermedia non mi interessano più di tanto, può essere associata a linfoma primario intraoculare o cerebrale, endoftalmite da candida albica, un toxocariasi oculare da questo parassita. Poi abbiamo l'uveite intermedia con predominanza vitreite, poi abbiamo l'uveite intermedia con interessamento di pars planite, maggiormente questa è la forma idiopatica associata a borreliosi, malattie di Lyme. Oh, bene. Giustifichiamo un attimo alcune cose. I segni, i precipitati endoteliali biancastri sono i flare share di cellule vitreali. Abbiamo poi un effetto Tyndall che noi abbiamo già visto nell'uveite anteriore, dove il Tyndall effect non è altro che il faro nella nebbia, ok. Poi rare cellule in camera anteriore. Queste sono le manifestazioni in camera anteriore molto sfumate, simili all'uveite anteriore. La camera anteriore risente passivamente dell'infiammazione, ok? Quindi l'occhio non è irritato, iperemico, congesso o dolente. Alterazioni vitreali, intorbidimento del vitreo periferico o retrolenticolare. Cellule nel vitreo, Tyndall vitreale, snowball o snowbank, ok? Alterazioni poi retiniche e vasculitiche che possiamo appunto associare poi a delle affezioni definite. Vasculiti segmentarie con esudati retinici paravasali, che danno un aspetto a uovo di formica o corona di perle. Ok, quindi vasculite segmentaria con perifeblite, con esudato perivascolare a uovo di formica o corona di perle. Decorso e prognosi: sono forme subdole insidiose con tendenza alla cronicizzazione, non esistono forme di uveiti intermedie ipertensive, perché non c'è un fenomeno, insomma, flogistico sinecchiale anteriore. L'ipertono può derivare al massimo da una complicanza di terapia cortisonica, una possibile complicanza è lo sviluppo di cataratta, un'altra incidenza invece di edema maculare cistinoide, chiaramente che può andare poi a creare anomalie della prognosi visiva, quindi cataratta, edema cistinoide, ipertono da complicanza da terapia cortisonica, l'ipertono però l'avevamo pronto nelle uveiti ipertensive anteriori granulomatose. Per la trabeculite qua non ce l'abbiamo, ok? Quindi qui è da farmaco indotto. Ok. Complicanze cataratta, edema maculare cistinoide, dove tra i fattori di rischio riscontriamo l'uveite e il fumo di sigaretta, si studia in fluoroangiografia che identifichi questo pooling dovuto alle alterazioni cistiche intraretiniche che può determinare una riduzione permanente dell'acuità visiva. Poi possiamo avere un edema papillare, quindi rigonfiamento del disco ottico all'esame obiettivo, sindrome d'attrazione vitreo-retinica, distacco di retina d'attrazione vitreale, emovitreo, ok, per complicanze legate appunto all'infiammazione, neovasi che possono andare appunto in rottura e appunto dare l'emovitreo. Questi vasi sono associati appunto alle vasculite, all'infiammazione, soprattutto nelle uveiti intermedie di lunga data. Quindi con questo ci siamo. Chiuso pure il quadro delle uveiti intermedie. Dovremo passare alle uveiti posteriori, poi c'è una stanchezza, alle panuveiti con cui chiudiamo il tutto. Dell'uveite posteriore non mi aiuterò con il libro perché tanto c'è tutto. Ok, e poi rimangono fondamentalmente le patologie neoplastiche. Ok.
Questo ne parleremo in un'altra video lezione, questa la devo fermare perché se no diventa troppo lunga e difficile da caricare. Quindi ci vediamo per la prossima video lezione.